Un bene comune ha bisogno sia della cura delle istituzioni sia di quella dei cittadini. È forse il senso più pieno emerso oggi dalla riapertura del Parco San Gennaro alla sanità, il piccolo gioiello che dopo l'apertura del 2008 aveva subito gravi danneggiamenti vandalici, tanto da dover essere di nuovo chiuso nel 2011. Ma la tenacia del lavoro delle associazioni e dei cittadini hanno permesso di recuperare l'importante investimento pubblico e sociale e l'amministrazione comunale ha realizzato i lavori di ristrutturazione che lo hanno restituito alla città. Faremo un'assemblea pubblica il 17 maggio per invitare tutti i cittadini e le associazioni del territorio per aiutarci con idee di animazione del luogo, perché più il luogo è vivo, più lo si ama e più probabilmente si riuscirà a lottare contro questi vandali. Che vandali è un termine positivo che utilizzo per loro, perché distruggere un luogo del genere senza motivo vuol dire distruggere la vita dei propri fratelli, dei propri figli, dei propri parenti, perché sono bambini. E qui tante associazioni ci hanno dato una mano per riaprirlo e si stanno impegnando poi per custodirlo insieme alla nostra vigilanza. È un polmone importante all'interno di questo quartiere, è un presidio anche di democrazia, perché questa è un'area dove in passato era luogo di spaccio di droga e oggi invece è un luogo di partecipazione di vita dei giovani ragazzi del quartiere. Stavolta è stato avviato un percorso partecipato con le associazioni della sanità per far vivere il parco con iniziative d'animazione continua, come quella di oggi, nella quale sono stati premiati i lavori di una mostra concorso per opere artistiche ottenute con materiali riciclati, oltre alla messa a dimora di piante donate da vivaisti e l'apertura di laboratori creativi per i bambini. Un posto straordinario, uno dei quartieri più belli di Napoli, deve essere un presidio di partecipazione, di vita, di gioventù, di amore e di solidarietà. Noi lo difenderemo, però lo devono difendere soprattutto i cittadini, mai solo dall'alto. Io confido molto, vedendo tutti questi ragazzi, le associazioni, i genitori, le mamme, credo che questo è importante. Noi l'abbiamo voluto liberare, come abbiamo fatto col Parco dei Filippo Ponticelli, come faremo col Parco dei Simone a Ponticelli fra qualche settimana, cercare di riaprire tutti i parchi e i giardini che erano chiusi.